Facciamo un passo indietro nel tempo. Oggi siamo al 25 novembre 2022. Torniamo al 30 gennaio 2020. Un po' più vicino. Allora più vicino così va bene, perché mi hanno detto di tenerlo un po' distante. Okay. Va bene, per evitare il rischio mi hanno detto di tenerlo un po' distante. Il 30 gennaio 2020 l'OMS dichiarava l'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale. La pandemia veniva dichiarata solo in data 11 marzo 2020. Il 31 gennaio 2020 il governo italiano dichiarava lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Questa delibera è stato l'atto che ha dato origine alla composita filiera normativa amministrativa con cui il governo ha gestito l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. E, con questo atto è stato creato quello che io definisco uno statuto speciale ad hoc dell'emergenza, che è costituito per l'appunto da questa delibera, dai decreti legge e dai DPCM, con i quali concretamente e materialmente il governo ha adottato le misure di gestione della emergenza sanitaria, non voglio usare il termine pandemia, ponendosi in violazione della Costituzione, ma anche al di fuori del perimetro della stessa Costituzione. Perché nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un diritto speciale emergenziale, come anche precedentemente Bruno ha ricordato, la stessa Cartabia, allora presidente della Corte Costituzionale, ebbe a dire che non esiste il diritto speciale, nemmeno l'emergenza, e che la bussola deve essere, e che la Costituzione deve essere la bussola per tutti e per tutto. Questo perché? Perché nel nostro ordinamento costituzionale non esiste alcun diritto emergenziale e alcun stato emergenziale o stato di eccezione al di fuori dello stato di guerra, previsto dall'articolo 78 della Costituzione, in cui sono le Camere che deliberano lo stato di guerra, dichiarato poi dal Presidente della Repubblica, e sono le Camere che attribuiscono al governo i poteri necessari, non tutti i poteri, quindi è il Parlamento che attribuisce i poteri. Qui invece abbiamo assistito all'emanazione di decreti e legge con i quali il governo ha attribuito a se stesso il potere di normare l'emergenza sanitaria e di delegare al Presidente del Consiglio con atti amministrativi la gestione dell'emergenza sanitaria. Quindi questo in violazione della Costituzione, proprio perché i nostri padri costituenti si erano posti il problema di prevedere, quindi di formulare degli articoli da inserire nella Costituzione volte a prevedere e disciplinare lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra. Ma questa ipotesi è stata volutamente scartata proprio per evitare che in situazioni emergenziali i diritti fondamentali che nell'articolo 2 la Repubblica riconosce e garantisce, nel senso che si tratta di diritti che esistono prima ancora dell'ordinamento giuridico, perché sono innati, cioè l'uomo, l'essere umano li ha dalla nascita, e quindi non posso, nel momento in cui li riconosco e li garantisco, li devo tutelare e non li posso comprimere senza una valutazione di quelli che sono i principi generali dell'ordinamento giuridico, ed evitare che, si è voluto, i padri costituenti hanno voluto evitare quindi che la forza politica di maggioranza potesse, sulla base del principio di precauzione, limitare, comprimere, addirittura sospendere questi diritti fondamentali che, come abbiamo visto, non possono essere modificati e revisionati nemmeno con il procedimento di revisione di quell'articolo 138 della Costituzione, e per evitare anche un sovvertimento dei poteri.
Quindi evitare che, ad esempio, il potere esecutivo potesse prendere il controllo anche il legislativo in situazione emergenziale. Certo, c'è un implicito statuto costituzionale dell'emergenza. La dottrina costituzionale lo riconosce, che è espressione dei principi generali del primum vivere e della salus republica, prima vivere, e della saggezza della cosa pubblica. Ed è costituito questo implicito statuto dei principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica, di pubblica sicurezza. Infatti, nei periodi del terrorismo sono state adottate delle leggi volte a contrastare gli atti terroristici delle Brigate Rosse e delle Brigate Nere, ma anche da specifiche fonti sulla produzione normativa, che sicuramente è dato dall'articolo 77 che della Costituzione, che in situazioni di necessità d'urgenza il governo può adottare, ma anche fondamentale cardine di questo statuto costituzionale implicito dell'emergenza è data dall'intangibilità dei principi supremi del vigente ordinamento costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali. Intangibilità significa intoccabilità e inviolabilità, quindi nel momento in cui si deve intervenire in situazioni emergenziali, questi diritti non possono essere toccati, non possono essere compressi, perché questi diritti fondamentali si trovano tra loro in posizione di integrazione reciproca e mai di prevalenza. I nostri padri costituenti non hanno mai voluto prevedere una gerarchia dei diritti fondamentali, ma sono tra loro paritetici, e nel momento in cui in situazioni particolari bisogna dare la prevalenza ad un diritto rispetto ad un altro, bisogna farlo nel rispetto di determinati principi, che sono quelli della legalità, della riserva di legge, del bilanciamento, della proporzionalità, della temporaneità e dell'eccezionalità. E mai e poi mai si può incidere negativamente sulla dignità della persona umana. La dignità della persona umana costituisce l'ago della bilancia, per cui nel momento in cui dobbiamo fare, siano i giuristi che il legislatore, dei bilanciamenti tra i diritti in gioco, bisogna sempre verificare se ciò che si va ad attuare, sia normativamente che anche a sede di interpretazione delle norme, si va ad incidere o meno negativamente sulla dignità umana, perché se ciò avviene, allora adottiamo, ci poniamo in contrasto con la Costituzione, se non addirittura ci poniamo al di fuori della stessa Costituzione. La dignità umana, che viene sancita dai trattati internazionali, dalla Carta di Nizza, e come poi quando si parlerà dell'ordinanza della Susanna Zanda, nessuna legislazione nazionale può andare ad intaccare. Quindi, nell'ipotesi in cui in situazione emergenziale bisogna intervenire, bisogna sempre tenere presente questi principi, che ovviamente non sono stati rispettati nel momento in cui è stata data attuazione a questa composita filiera normativa amministrativa. Ora, noi abbiamo visto che con questa delibera è stata disposta e dichiarata lo stato di emergenza, ma poteva farlo il governo? Dichiararlo? No. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube, che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 150.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.